Ciao a tutti amici di autoprove.it, benvenuti a questo video un po' diverso dal solito. Oggi un'intervista con un ospite importante, Biagio Russo, direttore marketing di Renault Italia. Voglio subito partire con l'evento di oggi, occasione di presentazione in anteprima nazionale di Renault Megane E-Tech. Parte quindi l'offensiva elettrica annunciata da Luca De Meo, oggi Megane E-Tech e prossimamente il ritorno di Renault 5. Quali le prospettive della mobilità sostenibile in casa Renault? Beh, oggi lanciamo la Megane E-Tech Electric, che è la prima vettura del piano strategico lanciato da Luca De Meo Renaulution e anche la prima vettura della Nouvelle Vague del brand Renault. Segna veramente una rivoluzione nel mondo delle vetture elettriche. Oggi i clienti sono interessati non solo al DNA ecologico, ma anche al design della vettura, alla tecnologia e soprattutto al piacere di guida. E Megane E-Tech Electric è capace di garantire ai nostri clienti piacere di guida al massimo livello. Questo grazie alla nuova piattaforma CMF EV, che fa parte della generazione 2.0 delle auto elettriche e che consente di dare alla vettura delle caratteristiche uniche. Le batterie sono collocate tutte sul pianale della vettura, hanno un'altezza da terra molto bassa, solo un'altezza molto bassa, soltanto 11 cm, e questo consente alla vettura di avere una grandissima stabilità e una grandissima direzionalità. Lo sterzo è diretto, i motori arrivano fino a 220 cavalli, abbiamo tante tipologie di ricarica, sia a corrente alternata che a corrente continua. Visto che oggi il tempo è prezioso, con la ricarica a 130 kW in corrente continua bastano 30 minuti, quindi il tempo di un caffè e di uno spuntino per recuperare 300 km sull'auto. Sostenibilità, quindi elettrificazione, ibrido plug-in 100% elettrico, implicano un cambiamento di mentalità non solo dell'utilizzatore finale, dell'automobilista, ma anche e soprattutto delle istituzioni. A che punto siamo su questo percorso nel nostro paese? Beh, allora, noi come Renault stiamo facendo tanto per contribuire a quello che noi chiamiamo mobilità elettrica estesa. Cioè siamo molto attenti a creare il giusto ecosistema elettrico intorno alla vettura. Il cliente, quando viene da noi, può comprare la vettura e può comprare anche una wallbox da installare nel proprio garage. Forniamo la Mobilize Charge Pass, che consente di ricaricare in 260.000 punti di ricarica in tutta Europa. Abbiamo dei servizi anche che facilitano l'utilizzo delle vetture elettriche. Ne cito uno, si chiama Switch, consente al cliente per periodi limitati di prendere una vettura termica se deve recarsi in un'area dove è difficile ricaricare la vettura. Quindi stiamo facendo tantissimi sforzi, però per fare veramente la differenza, come dicevi tu, è giusto e necessario che ci sia anche un intervento delle istituzioni. In particolare, a cortissimo termine, è importantissimo rendere strutturali gli incentivi all'acquisto di vetture elettriche. Abbiamo un continuo stop and go che stiamo registrando negli ultimi anni, è necessario un intervento più strutturale. Lo sappiamo, le auto elettriche oggi costano di più rispetto alle vetture termiche, ma gli incentivi consentono di compensare quasi completamente questo gap e quindi di rendere accessibili questo tipo di vetture a tutti. Altro elemento fondamentale è senza ombra di dubbio quello delle colonnine pubbliche. Occorre accelerare in maniera decisa sull'installazione delle colonnine pubbliche in tutti i luoghi di uso quotidiano della vettura, dai parcheggi ai siti dove un cliente può recarsi. Questo è fondamentale, quindi non solo installare le colonnine pubbliche, ma anche incentivare l'installazione delle colonnine nei luoghi di lavoro, perché paradossalmente il luogo di lavoro è uno dei posti più adatti a ricaricare l'auto, perché uno sta fermo sul posto di lavoro per tanto tempo. Quindi ce n'è strada da fare, però noi siamo molto fiduciosi, anche il PNRR va nella giusta direzione. Grazie quindi al direttore marketing di Renault Italia, sicuramente come sempre questi temi elettrificazione e sostenibilità alimenteranno tantissimi commenti qua sotto a questo video, ovviamente scrivetemi tutto perché potrebbero, perché no, essere oggetto di una futura chiacchierata di approfondimento per andare meglio a dettagliare quelli che sono i piani strategici di Renault che stanno divenendo. Quindi oggi abbiamo il primo esempio, ma a breve chiaramente la gamma 100% elettrica 2.0 di casa Renault è destinata a crescere.